Il nome di questo premio, che oggi ci vede qui radunati, è già un implicito riconoscimento che quella delle arti è una vasta, anzi direi è un'antichissima famiglia in cui il cinema è entrato poco meno di un secolo e mezzo fa, dove vige la regola della solidarietà reciproca. Il Davide di Donatello è, come sapete, un'opera d'arte che ha quasi 600 anni di vita e si rifà peraltro ad un eroe della Bibbia. Di gran lunga precedente, che incarna la vittoria miracolosa dei piccoli inermi contro i grandi in armi, quasi una rovesciata della storia. Ma insieme anche autori di poetici versi religiosi chiamati Salmi. Dunque, vedete che nel David cinematografico sono già esplicitamente intrecciate l'arte scultorea e l'arte letteraria. E se pensiamo alle antiche arti della musica e della pittura, l'intreccio si fa ancora più voluminoso. Questa premessa per dire che far parte di una così nobile famiglia è un onore, di sicuro, che deve riempire di orgoglio chi, come voi, ne è membro ma porta con sé anche degli oneri, cioè dei compiti. Che lo vogliate o no che ne siate consapevoli o meno, voi con la vostra attività cooperate alla costruzione di un'autocoscienza diffusa che vada al gusto delle cose ben fatte e all'impegno nel lavoro comune, perché i film come sapete sono frutto di una collaborazione di tanti, per salire a livelli più alti. Con le vostre opere infatti vi fate alfieri di valori che siano contenuti nel sollievo dell'intrattenimento, nella denuncia di drammi sociali o magari in un particolare racconto della politica. Infine, ma non è un dettaglio di poco conto, voi siete un biglietto da visita della nostra nazione, lo testimonia la storia del nostro cinema e dei riconoscimenti ottenuti nel mondo.